Siamo arrivati alla 40ª puntata della serie La vera scheda d'esame di un iscritto al canale. Come spesso faccio, vi ricordo che quelle che vedrete nel video sono le vere domande trovate da un iscritto al canale durante una vera seduta d'esame ufficiale. Questa scheda mi viene poi inviata via mail e io ci faccio questi video che sono molto d'aiuto per chi si sta preparando per sostenere il proprio esame teorico. In questo caso ringrazio Gabriele per avermela inviata e gli faccio i complimenti per essere stato promosso facendo un solo errore. Prima di iniziare mi raccomando come sempre di iscrivervi al canale per aiutarmi a sostenerlo e per continuare a pubblicare video come quello che state per vedere e poterlo fare magari anche con una maggior frequenza. Per iscriversi basta cliccare sulla scritta che compare adesso qui in alto a destra oppure sul link che trovate sempre qui sotto in descrizione. Dopo esservi iscritti, concentrazione e iniziamo l'esame. Il segnale raffigurato indica che si può transitare a destra e a sinistra di uno spartitraffico. La risposta è vera. Questo è un segnale d'obbligo che si chiama passaggi consentiti e posto su uno spartitraffico indica proprio che è possibile transitare sia alla sua destra che alla sua sinistra. Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura, è consentito il passaggio delle correnti di traffico che scorrono parallele alle sue braccia. La risposta è vera. Il vigile disposto di profilo con le braccia aperte equivale alla luce verde del semaforo per i veicoli che gli arrivano dai fianchi e che quindi scorrono paralleli alle sue braccia. In presenza di appositi segnali, il limite massimo di velocità consentito nei centri abitati su strade con particolari caratteristiche è di 70 km orari. La risposta è vera. La domanda fa riferimento alle strade urbane a scorrimento veloce, ovvero strade che si trovano nei centri abitati con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia. Su questo tipo di strade e in presenza dell'apposito segnale, il limite massimo di velocità può essere portato a 70 km orari invece dei soliti 50. In un incrocio regolato con circolazione rotatoria, i veicoli circolanti nell'anello possono effettuare manovre di retromarcia. La risposta è falsa. In corrispondenza degli incroci, rotatorie comprese, la manovra di retromarcia è vietata. Nel caso di collisione o di tamponamento, i paraurti sporgenti e rafforzati, bull bars, rendono i fuoristrada meno pericolosi per gli altri veicoli. La risposta è falsa. I veicoli con paraurti sporgenti e rafforzati possono causare molti danni ai veicoli di dimensioni più piccole e per questo sono molto più pericolosi rispetto agli altri veicoli. Il conducente che non supera l'esame di revisione della patente subisce la revoca della patente stessa. La risposta è vera. In caso di mancato superamento dell'esame di revisione scatta proprio il provvedimento di revoca della patente, ovvero la patente che viene fatta a pezzi e buttata nel cestino. Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto, RCA, il contratto con la formula bonus-malus viene stabilito dal giudice. La risposta è falsa. È il cliente assicurato a decidere il tipo di formula assicurativa da sottoscrivere e non il giudice. Il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati. La risposta è falsa. Questo segnale indica l'inizio del doppio senso su un tratto di strada che fino a quel punto era a senso unico. Il segnale raffigurato consente la fermata purché il veicolo non sia di intralcio. La risposta è vera. Questo segnale vieta la sosta per la presenza di un passo carrabile, non vieta anche la fermata, a meno che il veicolo non sia di intralcio perché magari c'è qualcuno che sta uscendo o che deve entrare utilizzando appunto il passo carrabile. In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura, per svoltare a sinistra bisogna spostarsi verso il centro della carreggiata. La risposta è vera. In una strada a due corsie a doppio senso come quella in figura, per svoltare a sinistra bisogna spostarsi verso il centro della carreggiata
posizionandosi quindi vicini alla linea di dimezzeria. Il pannello integrativo raffigurato indica di proseguire con le luci accese. La risposta è falsa. Questo pannello integrativo indica la possibile presenza di mezzi pesanti che potrebbero procedere molto lentamente a causa della pendenza della strada. In un centro abitato, quando un pedone, fuori dalle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è opportuno nelle ore notturne procedere con gli abbaglianti accesi così che possa accorgersi di noi. La risposta è falsa. Nel caso in cui un pedone stia attraversando fuori dalle strisce, dovremo semplicemente rallentare fino a fermarci se serve e stando attenti a non creare pericoli per consentirgli di concludere in sicurezza l'attraversamento. La sosta e la fermata sono vietate in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione. La risposta è vera. Sosta e fermata sono vietate sia nelle zone di preselezione degli incroci, ovvero quelle zone in cui è ancora consentito effettuare il cambio di corsia, che lungo le corsie di canalizzazione. Gli istruttori di guida, nello svolgimento della loro professione, non sono obbligati ad agganciare la cintura di sicurezza. La risposta è vera. Gli istruttori di guida, durante lo svolgimento delle lezioni, sono esentati dall'obbligo di agganciare la cintura di sicurezza. Questo anche per poter intervenire senza impedimenti e prontamente sul volante nel caso in cui non lo giri l'allievo. Un'alimentazione pesante ed eccessiva è sconsigliata per chi deve guidare. La risposta è vera. Un pasto abbondante potrebbe causare sonnolenza, che non è assolutamente una buona compagna di viaggio per chi guida, visto che rallenta i riflessi e potrebbe addirittura causare pericolosissimi colpi di sonno. Quando vi sono bambini fermi al semaforo, si può essere certi che non attraverseranno la strada se il semaforo è a luce gialla lampeggiante. La risposta è falsa. Con i bambini non c'è assolutamente mai nessuna certezza, visto che non conoscono le regole del codice della strada e che probabilmente potrebbero avere anche comportamenti imprevedibili e pericolosi. In presenza del segnale raffigurato non occorrono particolari cautele perché si ha la precedenza. La risposta è falsa. Avere il diritto di precedenza non significa poter fare a meno di essere prudenti. Bisogna in ogni caso verificare che i veicoli che dovrebbero darci la precedenza siano disposti a farlo e mantenere una guida adatta ad evitare in ogni caso il verificarsi di un incidente. I delineatori raffigurati sono dei segnali complementari. La risposta è vera. Questi sono i delineatori normali di margine utilizzati nelle strade a doppio senso di circolazione e i delineatori fanno proprio parte della famiglia dei segnali complementari. La distanza di sicurezza dipende dall'efficienza del freno a mano. La risposta è falsa. La distanza di sicurezza non dipende dall'efficienza del freno a mano che viene utilizzato normalmente per tenere il veicolo fermo in sosta, ma dell'efficienza del freno di servizio, che è quello che utilizziamo normalmente per far rallentare il veicolo. La manovra di sorpasso si effettua anche se lo spazio visibile risulta insufficiente per completarla in sicurezza. La risposta è falsa. Per poter eseguire la manovra di sorpasso in completa sicurezza è assolutamente indispensabile avere piena visibilità davanti a noi. Si può sorpassare in mancanza di visibilità solamente nelle strade a senso unico oppure con due o più corsie per senso di marcia o a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile. Il simbolo raffigurato individua una parte dell'impianto elettrico dove si trova alta tensione. La risposta è falsa. Questa è una spia che, se si accende durante la marcia, indica un'anomalia dell'impianto frenante, dovuta probabilmente alle pastiglie consumate o allo scarso livello del liquido di freni nella vaschetta. L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di alcuni farmaci sedativi. La risposta è vera. I farmaci sedativi possono causare sonnolenza e quindi compromettere l'idoneità alla guida.
Chi conduce un motociclo deve considerare che l'aderenza diminuisce quando trasporta un passeggero. La risposta è falsa. L'aderenza non diminuisce assolutamente quando su un motociclo si trasporta un passeggero, ma diminuisce se ad esempio la strada è bagnata oppure se gli pneumatici sono consumati. Il segnale raffigurato preannuncia, in presenza di lavori, di dare precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto. La risposta è vera. Questo segnale prescrive di dare la precedenza ai veicoli che provengono da di fronte a causa di un restringimento della carreggiata, che potrebbe essere anche causato dalla presenza di un cantiere. Il segnale raffigurato indica in 90 km orari il limite massimo di velocità nei centri abitati. La risposta è falsa. Questo segnale indica chiaramente nella prima riga che il limite massimo di velocità nei centri abitati è di 50 km all'ora e non di 90, come dice la domanda. Lo spazio di frenatura è indipendente dalla velocità. La risposta è falsa. Lo spazio di frenatura dipende soprattutto dalla velocità. Maggiore è la velocità, maggiore sarà lo spazio di frenatura. Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, qualunque veicolo può impegnare l'incrocio e fermarsi al centro di esso. La risposta è falsa. In questo incrocio, l'unico veicolo ad avere la destra libera in relazione alla propria direzione è il veicolo blu, che quindi lo attraverserà per primo, mentre tutti gli altri dovranno nel frattempo stare fermi. Dopo il veicolo blu passa il veicolo rosso, poi quello nero, poi quello giallo e per ultimo quello verde. La soluzione corretta è quindi C, A, L, R ed infine il veicolo E. Quando si traina un rimorchio, la pressione di gonfiaggio degli pneumatici del veicolo trainante deve essere la stessa degli pneumatici del rimorchio. La risposta è falsa. La pressione di gonfiaggio degli pneumatici del veicolo che traina e quella del rimorchio è assolutamente indipendente. In caso di nebbia fitta, è opportuno, se costretti a fermarsi sulla carreggiata, usare la segnalazione luminosa di pericolo, 4 frecce lampeggianti simultaneamente. La risposta è vera. Nel caso in cui, in presenza di nebbia fitta, ci si ritrovi costretti a fermarsi sulla carreggiata, serve assolutamente accendere la segnalazione luminosa di pericolo, ovvero l'accensione simultanea di tutti gli indicatori di direzione, che sono 6 e non 4 come dice la domanda, oltre ovviamente a tenere accese le luci fendinebbia posteriori presenti su tutti gli autoveicoli. Per diminuire il rumore non si deve accelerare quando il veicolo è fermo. La risposta è vera. Se si preme il pedale dell'acceleratore, il motore sale di giri e fa di conseguenza più rumore. È meglio evitare quindi di accelerare inutilmente quando il veicolo è fermo. Siamo arrivati alla fine dell'esame e come sempre spero che siate stati tutti promossi. Nel caso in cui abbiate fatto diversi errori, vi consiglio come sempre di provare a rifare la scheda tra qualche giorno o anche tra qualche ora per essere sicuri di aver ben memorizzato tutte le risposte corrette e non sbagliarle così il giorno più importante, ovvero quello dell'esame. Esercitarsi sulle domande sbagliate è il modo migliore per rendere più completa la propria preparazione. Finisce qui anche questo video. Noi ci rivediamo presto con il prossimo, sempre qui sul canale Guidare Oggi con Andrea.